Io sono Laura Bianchi e sono la titolare insieme alla mia famiglia del Castello di Monsanto. Il Castello di Monsanto risale alla metà del 1700 e già produceva vino a quell'epoca. Poi nel 1961 mio nonno Aldo si innamorò del luogo e decise di acquistare la proprietà. Io quando sono a Monsanto sento moltissimo e cerco anche ogni tanto di andare a catturarlo. Più che un profumo, è una sensazione di libertà. Quando ero bambina, per me Monsanto rappresentava la libertà, perché noi potevamo correre tutto il giorno liberi in campagna. Ovviamente era una campagna diversa, non passava una macchina ogni 2 ore e mezzo. C'era una sensazione di libertà pazzesca e questo dono Monsanto riesce ancora a darmelo. Magari devo andare un po' a cercarmelo perché le giornate sono un po' faticose e piene di impegni, ma quando ho voglia di respirare vado in vigna, vado nei boschi per risentire quel profumo di libertà.